Buongiorno ai nostri amici, siamo stamattina qua con Mauro Biglino, non sto a presentarvelo, magari ci dirà lui brevemente chi è Mauro Biglino, di cosa si occupa, che cosa sta facendo negli ultimi tempi, che cosa sta, appunto, di che cosa si sta occupando. Ma Mauro Biglino molto semplicemente è una persona curiosa che da molti anni, dall'età del liceo, si interessa di storia delle religioni, storia medio orientale, storia orientale. A un certo punto ha sentito il bisogno di, per quanto riguarda soprattutto la religione nella quale è stato educato, ovviamente che è il cristianesimo, ha sentito il bisogno di andare alle fonti e quindi dopo il latino e il greco, con la comunità ebraica, si è messo a studiare, con un insegnante della comunità ebraica, si è messo a studiare l'ebraico, poi si ha iniziato a tradurre. Queste traduzioni lo hanno portato, molto sinteticamente, ad avviare un rapporto di collaborazione con le Edizioni San Paolo, che hanno affidato la traduzione, hanno pubblicato fino ad ora la traduzione di 17 libri dell'Antico Testamento, che ho tradotto letteralmente, e dopodiché, quando però ho cominciato ovviamente a raccontare ciò che mi pareva di cogliere veramente negli antichi codici ebraici, perché io dovevo tradurre dalla Bibbia Stuttgartensia che deriva dal codice masoretico di Leningrado, quando ho cominciato a raccontare le cose che mi pareva veramente di leggere, il rapporto con le Edizioni di San Paolo si è interrotto, perché ovviamente loro non possono concordare con le cose che sto scrivendo nei miei libri e che racconto nelle conferenze. In sintesi questo. Non possono, cosa vuol dire? Non possono perché, essendo la più importante casa editrice cattolica, non possono concordare con le chiavi di lettura che sto fornendo io. Perché lei, scusi Biglino, che chiavi di lettura sta fornendo? Ma ancora prima un'altra cosa, che cos'è il codice masoretico? Sì, allora, il codice masoretico di Leningrado è il codice che contiene la Bibbia ebraica, il codice ebraico, ovviamente scritto in lingua ebraica, sul quale hanno lavorato i cosiddetti masoreti, che sono i custodi della tradizione, e l'hanno in un qualche modo definito, cioè mentre sulla Bibbia per secoli hanno lavorato moltissimi redattori e ognuno, insomma, faceva un po' ciò che in quel momento gli era consentito di fare, quindi hanno aggiunto, tagliato, sostituito, eliminato, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto si è sentito il bisogno di fissarla. C'erano diverse scuole che si contendevano un po', diciamo, questo lavoro di determinazione del significato della Bibbia, quella che si è affermata, che è quella comunemente accettata, nel senso che è quella da cui derivano tutte le Bibbie che abbiamo in casa, è la scuola di Tiberiade, quindi di questi masoreti, cioè teologi e custodi della traduzione ebraica, che hanno definito la Bibbia, l'hanno definita più o meno tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, e quella è la Bibbia su cui io lavoro, quindi con i significati che loro ci hanno inserito in quel periodo. Ecco, e traducendo questa, la Bibbia, lei che cosa di importante ha scoperto, ha verificato, di che cosa si è reso conto in sostanza? Ma mi sono reso conto che tra i tanti dubbi che ancora ovviamente, come dire, caratterizzano il mio lavoro, perché chi studia non può che vivere nel dubbio costantemente, una delle certezze è che la Bibbia non parla del Dio trascendente spirituale, ma la Bibbia ci racconta la storia del rapporto tra un gruppo, che definiamolo un popolo, e un individuo che nella Bibbia viene definito col nome di Yahweh, che però mai nell'Antico Testamento ha le caratteristiche del Dio spirituale che poi ci è stato presentato dalla religione ufficiale. Cioè, lei si rende conto di quello che dice, sì? Me ne rendo conto e me ne assumo tutte le responsabilità, ormai sono 2 anni che... Che il Dio della Bibbia non è quel Dio che noi immaginiamo. Assolutamente no. Ma che è qualcos'altro. Esattamente, è un individuo in carne ed ossa. E che sarebbe questo individuo? Ci può dare qualche... Sì, è un individuo che, come dice la Bibbia, appartiene alla schiera degli Elohim. Elohim è un termine ebraico plurale che viene sempre tradotto erroneamente al singolare come Dio. In realtà nessuno al mondo sa esattamente cosa significhi, quindi io preferisco definirli come quelli là, perché è stato tradotto in tantissimi modi proprio perché non si sa quale sia il significato esatto. Yahweh, quello che è stato trasformato nel Dio della religione, in realtà non era che uno di loro, uno dei tanti.
E chi sono? Beh, mi sembra doveroso questa domanda. Sono individui probabilmente arrivati qui da non so dove, perché la Bibbia non ce lo dice, ma la Bibbia si dice chiaramente nel libro del Deuteronomio, capitolo 32, dal versetto 8 in avanti, che il capo di questi qui, che la Bibbia definisce Elion, che vuol dire quello che sta sopra, quindi quello che comanda, ha diviso la terra sulla base del numero degli Elohim, cioè ha diviso in sostanza il nostro pianeta sulla base del numero di questi che sono arrivati qui. Quindi ha assegnato, diciamo così, delle sfere di influenza, dei governatorati, ciascuno si è preso una parte, ovviamente, Yahweh è uno di questi e a Yahweh, dice la Bibbia, è toccato in eredità, nell'ambito di quella divisione, diciamo quel popolo, quel gruppo di genti, che è un gruppo veramente molto variegato, molto eterogeneo, che lui poi nel tempo, con grandissima fatica, diciamo, è riuscito più o meno a trasformare in un popolo. Quindi posso. Lui uno dei tanti governatori del tempo. Quindi posso semplificare? Sì. Quindi in sostanza sta dicendo che la Terra, mettiamo così, sarebbe stata invasa, usiamo questo termine un po' magari che può far capire qualcosa, quindi è stata invasa, dopodiché ci sono state delle, c'è stata una distribuzione della Terra, assegnata a vari Elohim, esattamente come sarebbero oggi, che non so, degli stati, roba del genere, esattamente, e ognuno di questi Elohim aveva la come dire, il governo di popoli interi. Al popolo ebraico, che al tempo mi pare non esisteva, no, era un popolo sparso, penso, fu messo a capo un certo Elohim. Sì. Ma la domanda è come mai poi questo popolo è stato un popolo che ha determinato molta parte della storia di questo pianeta anche, no? Perché è stato un popolo che, direi, a differenza di tutti gli altri, ha mantenuto questa sua identità che è stata costruita nel tempo, come dicono gli stessi, io seguo gli studi dei rabbini della Rabbinical Assembly degli Stati Uniti, cioè rabbini che insegnano alle università di Yale, eccetera, e che sono presidenti di importanti sinagoghe, presiedono importanti sinagoghe statunitensi, dove dicono appunto che l'identità israelitica non esisteva in origine, è stata costruita nel tempo attraverso un lungo processo di elaborazione e ha coinvolto e ha inserito molte genti, cioè proprio persone nomadi, seminomadi, semiti, non semiti. Quindi questo lo scrivono apertamente i rabbini nelle loro pubblicazioni americane. E questo popolo che ha stabilito questo rapporto di alleanza, il famoso patto, cioè l'antico patto, l'Antico Testamento, ha saputo, voluto, è stato capace di mantenere nel tempo, diciamo, questa identità costruita attorno a questo rapporto di alleanza, cosa che altri popoli evidentemente non sono riusciti a fare. E qua, Guidino, arrivano un sacco di domande, proprio mi arrivano a raffica. Ma questo popolo era consapevole che si trattava di un qualcuno che arrivava d'altrove, o lo consideravano inizialmente veramente un dio? No, non l'ha mai, all'inizio soprattutto non l'ha mai considerato un dio. Sapeva che era un individuo molto potente e sapeva che doveva ubbidire, perché la pena era la morte. Cioè non c'è mai stato, soprattutto nei momenti originari, nei momenti della fondazione, non c'è mai stato un rapporto di amore. C'è sempre stato un rapporto basato su un ordine o un insieme di ordini, un insieme di regole ai quali bisognava ubbidire ciecamente, perché la pena era la morte. C'è uno studio di una ebrea che ha scritto nel suo libro che Yahweh ha ucciso di suoi seguaci, quindi non nemici, ma seguaci, per il solo motivo che non obbedivano ai suoi ordini, ne ha uccisi 40.000. Questo è pubblicato nel libro di una ebrea. E quindi bisognava ubbidire per forza. Quindi c'era paura verso paura. Questo. Il famoso timore di Dio. Il timore di Dio era veramente il terrore, perché sapevano che questo uccideva. Dobbiamo anche capire che, siccome lui si è, non lo voglio giustificare ovviamente, capire è una cosa diversa dal giustificare. Nel momento in cui lui ha avuto in assegnazione questo popolo che, come dice la Bibbia, lui trovò disperso e piangente nel deserto. Quindi pensiamo ad una cozzaglia di individui anarchici, no? Come sono normalmente gli allevatori, i beduini, insomma i nomadi o i seminomadi.
Lui li ha voluti e dovuti trasformare in un popolo strutturato socialmente, civilmente, e quindi, come dire, ha usato un po' la tecnica, quella che noi siamo soliti attribuire a Machiavelli, che insomma il fine giustifica i mezzi. Cioè, o lui era durissimo o non avrebbe ottenuto i risultati che voleva. Quindi una specie di organizzazione sociale, anche se una vera e propria organizzazione sociale, dice ancora questa studiosa, che Mosè ebbe da lui, cioè da Yahweh, il compito di istituire nel deserto dell'Esodo, quello in cui si trova questo popolo e viene formato, un vero e proprio campo di addestramento paramilitare. Questo perché affinché questo popolo si potesse imporre poi su altri popoli, potesse espandere la sua sfera di influenza. Li dovevano Yahweh e Mosè addestrare, e ne dovevano fare anche una forza combattente, perché attraverso quella sarebbero andati a conquistare la famosa terra promessa. E lei, mi pare, nelle sue conferenze, anche nei suoi libri, parla di come che non era possibile per tutti avvicinarsi a lui, e che poi anche a livello di alimentazione prediligeva alcuni tipi di pietanze rispetto ad altre. Che non ci fosse per tutti la libertà di avvicinarsi a lui è quanto normalmente succede con tutti i governanti. Noi pensiamo a tutte le monarchie, pensiamo per esempio alle monarchie anche nel Medioevo. Quanti sudditi di Francia hanno potuto avvicinare il re di Francia? Pochissimi, no? C'era tutta una serie ovviamente di filtri intermedi, perché nessun governante si fa avvicinare da tutto il popolo, e lui ovviamente non era diverso dagli altri, essendo un colonizzatore come i suoi colleghi. Quindi ovviamente lui si è scelto dei rappresentanti all'interno di questo popolo. Il suo comandante in campo era Mosè, come sappiamo. Poi c'era un'altra casta, che è quella che noi chiamiamo dei sacerdoti, che erano insomma quella della tribù dei Leviti e dei discendenti di Aronne, della famiglia di Aronne, che erano quelli che erano esentati da ogni altro servizio e avevano il compito di occuparsi di lui, esclusivamente di lui e delle sue esigenze. A differenza dei sacerdoti attuali, che si devono occupare delle anime dei fedeli per portarli a Dio, lì non c'era nessuna anima di cui occuparsi, perché di questo certo lui non si interessava. Lui voleva che questi, da lui scelti, si occupassero delle sue esigenze. Quindi della sua dimora, del suo cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo delle disposizioni che erano rigidissime. Nel libro del Levitico, ci può citare qualcuna di queste? Nel Deuteronomio, ma sì. Per esempio nel libro del Levitico dice chiaramente come gli dovevano essere preparate certe parti delle vittime che venivano sacrificate, e mettendo assieme passi dell'Esodo e passi del Levitico, lui dice chiaramente che gli dovevano ad esempio offrire i primogeniti di ogni animale, e dice che gli dovevano offrire i primogeniti dell'uomo quando aveva maschi, quando aveva 8 giorni, dicendo esattamente come farai per i primogeniti degli animali. Quindi i primogeniti maschi degli uomini erano equiparati ai primogeniti maschi degli animali. In alcuni passi lui dice anche come gli dovevano essere preparate certe parti del corpo, cioè in particolare certi grassi che si trovano sull'intestino, attorno all'intestino, attorno ai reni, dovevano togliere il grasso che stava invece attorno al fegato, e quel grasso gli doveva essere preparato in un certo modo. Lui stesso poi riconosce nel libro di Ezechiele che questi erano ordini particolarmente feroci. Lo dice lui in un capitolo 20 del libro di Ezechiele, dove lui dice: io so bene che in origine gli ho dato degli ordini in base ai quali non potevano vivere, quando gli ordinavo di farmi passare per il fuoco i primogeniti, quindi se li faceva bruciare. Dice: però io ho dato questi gli ordini perché li dovevo colpire duramente, perché loro in sostanza capissero che era lui quello che comandava. Bello. Questo è scritto nelle Bibbie che tutti abbiamo in casa, voglio precisarlo. Io nelle conferenze mi sto portando dietro ormai da mesi le Bibbie che abbiamo in casa e leggo da quelle, per far capire che non c'è bisogno neppure di traduzioni particolari, ma basta leggere attentamente le Bibbie che abbiamo in casa. Questo passo che ho citato leggere adesso, senza pregiudizio, naturalmente. Senza pregiudizio. Quel passo che ho citato adesso, sì, relativo alla bruciatura dei primogeniti del libro di Ezechiele, ad esempio,
nella Bibbia curata dalla CEI, cioè dalla Conferenza Episcopale Italiana, è tradotto esattamente così, non hanno nascosto nulla. Invece ci sono altre Bibbie che hanno, come dire, addolcito la pillola, e quindi questa bruciatura dei primogeniti l'hanno trasformata in una sorta di consacrazione spirituale. Invece, ad esempio, la Bibbia della CEI non ha nascosto nulla, basta leggere attentamente. Quindi, riassumendo, la Bibbia in sostanza che cos'è allora? La Bibbia, dal mio punto di vista, è un libro nel quale una serie di autori appartenenti a quella tradizione culturale, diciamo così per semplificare, a quel popolo, ha voluto raccontarci la storia del loro rapporto con quell'individuo. Quindi è un libro che non riguarda l'umanità, è un libro che non riguarda la spiritualità, è un libro che non si occupa di religione, mai si occupa di religione, mai parla di un Dio spirituale, mai Yahweh nella Bibbia si definisce creatore di universi. Lui è il governatore di una zona territoriale ben precisa, che è la zona del Sinai e dell'Arava, cioè diciamo l'attuale Arabia, quindi Sinai, Negev, Arabia. Lui ha inteso poi estendere, come dire, la sua sfera di dominio, e non a caso si è costruito questo popolo, ne ha ricavato una forza combattente, per andare poi lentamente a tentare di conquistare un territorio che fosse un pochettino più appetibile, cioè la famosa terra promessa. Quindi in sostanza la Bibbia è la storia della relazione di un popolo con questo individuo. Con uno degli con un individuo. Esatto. Mi pare che nelle sue conferenze, anche nei suoi libri, dice che questo individuo era anche abbastanza inesperto, probabilmente, rispetto ad altri, e a cui gli era stata assegnata una sfera di influenza abbastanza quasi insignificante, quindi ha dovuto organizzarsi, lavorare per aumentare la sua sfera di influenza. Mi spiega un po' questa cosa? Sì, questo è ciò che mi pare di ricavare abbastanza chiaramente dalla lettura della Bibbia. Cioè, quando appunto citavo prima quel passo del Deuteronomio in cui si dice che Elion, cioè il capo degli Elohim, ha distribuito la terra sulla base del numero degli Elohim, si dice che a lui, cioè a questo Yahweh, toccò in eredità quel territorio e quella gente che, appunto, dice la Bibbia, lui trovò dispersa e piangente nel deserto. Questo ci fa pensare che lui abbia avuto un'assegnazione veramente molto poco importante, anche perché dobbiamo pensare che attorno a quel territorio desertico c'erano, ad esempio, i suoi colleghi che hanno ricevuto in assegnazione l'Egitto, che hanno ricevuto in assegnazione, diciamo, la terra tra i due fiumi, quindi quelli che poi sono diventati gli imperi di Assiria, Babilonia, eccetera. Pensiamo al grande impero degli Ittiti, pensiamo a chi ha avuto in assegnazione la civiltà dell'Indo-Parashvati, quindi insomma tutte le civiltà del sud-est asiatico. Lui sicuramente ha avuto un'assegnazione bassissima. Da parte del mondo della cultura ebraica mi è arrivata questa ipotesi, quindi non l'ho neppure formulata io, dove mi si dice che probabilmente lui era o giovane o inesperto o entrambe le cose, e quindi in un qualche modo doveva dimostrare di che cosa doveva essere capace, e quindi gli hanno assegnato un qualcosa che facesse in modo che lui, insomma, non potesse fare grossi danni, perché le grandi assegnazioni sono state fatte ad altri. A questo proposito c'è una cosa interessante: nelle traduzioni ufficiali fatte dai sumerologi, quindi non parlo di sumerologia alternativa, parlo dei sumerologi accademici, si dice che quando nelle tavolette sumero-accadiche appunto si racconta di questa divisione, di questa spartizione della terra, e si dice anche che c'erano degli, noi nella Bibbia sono chiamati Elohim, presso i sumeri sono chiamati Anunna, si dice che c'erano degli Anunna che si sono lamentati per l'assegnazione per loro, da loro ritenuta insignificante, altri addirittura che non hanno avuto nessuna assegnazione e quindi si sono lamentati ancora di più. La Bibbia, che ci racconta, come ho detto prima, del rapporto tra quel popolo e quell'individuo, ci parla solo di questa, non ci racconta delle altre, perché le altre a quel popolo in quel momento non interessava. Lo so che lei si occupa di questo, magari la domanda non è proprio appropriata, ma le risulta che ci sono altre scritture di altri popoli che non riguardano di per sé la religione, ma che potrebbero essere interpretati in chiave religiosa, mentre invece anche in quel caso riguardano la relazione di un popolo con uno di questi Elohim? Ma dunque, io direi questo: ovviamente io mi occupo in modo specifico della Bibbia, però è chiaro che insomma la sfera di interessi è più vasta, anche se la mia attività pubblica è relativa alla Bibbia.
ma direi che in tutti i continenti della Terra ci sono i racconti di popoli che ci raccontano tutti esattamente la stessa storia. Cioè il rapporto tra loro e questi individui che sono arrivati qui dall'alto. Quindi abbiamo i testi del sud-est asiatico, ci sono addirittura dei popoli che li hanno disegnati, pensiamo alle civiltà sahariane, pensiamo ai Maori, pensiamo alle civiltà centro e sudamericane, pensiamo agli indiani Hopi, pensiamo alle quelle che noi consideriamo le saghe celtiche, quindi il racconto dei Tuatha De Danann, che sono il corrispettivo probabilmente degli Elohim da una parte, degli Anunna dall'altra. Pensiamo ad esempio a tutta una serie di passi che sono contenuti nelle opere di quella che noi consideriamo la mitologia greca, quindi le opere di Esiodo, dello stesso Omero, poiché insomma Omero sia esistito come persona o no, la questione omerica lasciamo la stare, non lo risolviamo noi stamattina. Ma ci sono tutta una serie di passi che raccontano chiaramente della presenza di questi qui, che non so come definire, quindi li dico di questi qui, che sono arrivati da altre parti, che usavano macchine volanti, che si combattevano tra di loro per prendersi gli uni con gli altri le sfere di influenza, ampliare il loro territorio, sceglievano delle alleanze, quindi questo ce lo raccontano tutti i popoli della Terra. Quindi anche parte dell'Upanishad, insomma. Esattamente, voglio dire il Mahabharata, il Bhagavad Gita, i Veda, insomma okay. c'è veramente. Basta non chiudere pregiudizialmente gli occhi. Basta non dire, ma queste sono favole, questi sono miti. Se noi per una volta, e quando la scienza accademica si deciderà per una volta a fare finta, dico fare finta perché è un'espressione che uso sempre perché mi piace, che quei racconti si riferiscano a cronache vere, in quel momento ci si accorgerà che la storia dell'umanità va assolutamente, totalmente riscritta, perché quella che ci è stata detta è falsa. Beh, o diciamo almeno sbagliato. Quello che lei dice è confermato anche dall'archeologia, un'archeologia che esatto. Non ci viene rivelata, perché anzi viene nascosta, e poi effettivamente la storia dell'umanità insomma è un po' diversa rispetto a quello che ci viene raccontato. Sì. Ma nelle tavolette sumeriche, facciamo un attimo un parallelo se possibile, sì. Ad esempio si parla anche di modificazione genetica, mi pare, no? Sì. Ok. E una cosa mi interessa, scusi, questi Elohim avevano una tecnologia particolare? È possibile capire di che tecnologia erano dotati e come l'hanno usata? Dunque, allora, qui le domande sono due. Allora, per quanto riguarda le tavolette sumere, diciamo che i racconti ovviamente non parlano di ingegneria genetica perché non avevano terminologia, ma ci raccontano dell'intervento che queste qui hanno fatto su un qualcosa, o meglio dire su un qualcuno che era già presente sul pianeta Terra. La stessa cosa, se leggiamo attentamente la Bibbia, il capitolo della Genesi, ci viene raccontata anche dal testo sacro del cristianesimo. Cioè ci si dice che gli Elohim hanno fatto l'Adam, e Adam non è il nome proprio, ma è un nome di genere, perché è preceduto dall'articolo, hanno fatto l'Adam usando il loro Tselem. E Tselem, e qui cito le traduzioni fatte da... pubblicate ovviamente sui dizionari che sono curati anche dal mondo giudaico, dove si dice che Tselem indica quel quid di materiale che contiene l'immagine e che, derivando dal verbo Tsalam, significa che è stato tagliato fuori. Quindi loro ci hanno fatti con il loro Tselem, lo dice chiaramente la Bibbia, Be-Tsalmo, con lo Tselem suo, cioè loro degli Elohim, noi siamo stati fatti. Cioè noi siamo stati fatti con quel qualcosa che contiene l'immagine degli Elohim che è stato tagliato fuori. Se noi per un attimo ci dimentichiamo che questa cosa è scritta nella Bibbia e diciamo e cerchiamo di capire che cos'è questo Tselem, beh, tutti noi non abbiamo difficoltà a stabilire che quel qualcosa che contiene l'immagine, che viene tagliato fuori e che può essere usato per fare degli interventi e produrre un qualcosa di simile a sé, beh, nessuno di noi ha difficoltà a dire che si parla del DNA, ma siccome nella Bibbia si dice pregiudizialmente che non può essere vero, io faccio finta che sia vero. Ecco, ma questo sotto certi aspetti, modificare un Adam precedente, da quanto le risulta, è stato fatto da tutti allo stesso modo, da tutti gli Elohim allo stesso modo, o è probabile o possibile
che invece ogni Elohim abbia come dire, sia intervenuto modificando geneticamente ma con caratteristiche diverse i vari popoli? Potrebbe anche essere. Ovviamente io non ho elementi precisi, anche perché, come sapete, io mi occupo della Bibbia e la Bibbia ci parla di un intervento, anzi, meglio, ci parla di più interventi. Però sono interventi sempre finalizzati, diciamo, a quella linea dinastica, diciamo così. Certo è che siccome dell'intervento di questi qui fatto su degli individui preesistenti per trasformarli ci parlano tutti i popoli di tutti i continenti in un modo indipendente gli uni dagli altri, beh, direi che è molto probabile che a seguito per esempio di quella famosa spartizione, oppure prima ancora, siano stati fatti vari tentativi e che quindi abbiano sortito anche risultati diversi. Biglino, io mi rendo conto della portata di quello che stiamo dicendo e magari qualcuno che ascolta o che guarda questo filmato potrà dire: ma questo Biglino chi è per poter dire queste cose? Ci dice per cortesia quali sono i suoi studi, i suoi attrezzi? Cioè, lei è specializzato, esperto in qualcosa? Posso, per poter posso affermare alzarmi, posso alzarmi un attimo? Sì, lo faccio tranquillamente, la seguirò con la videocamera. Cioè, lei che cosa ha studiato? Che questi titoli sono, ha? Questi sono due volumi, sì, pubblicati dalle edizioni San Paolo. Aspetti che li inquadriamo, così li facciamo vedere anche i nostri amici. Nei quali il mio lavoro era quello di tradurre letteralmente il testo ebraico, controllare che il testo ebraico fosse scritto correttamente, controllare che il testo greco fosse scritto correttamente, e pubblicare in calce a ogni pagina del testo ebraico l'analisi grammaticale di tutti i verbi. Qui, in questo volume qui, dove sono raccolti 5 libri dell'Antico Testamento, c'è traduzione interlineare italiana di Mauro Biglino. Interlineare vuol dire che cosa? Vuol dire fatta così, linea su linea. Modo che io dovevo anche spezzare le parole ebraiche nelle singole componenti e mettere qui sotto in italiano, spesso bisogna inventare anche dei neologismi per poter rendere il significato, e spezzando anche qui le parole in italiano e unendo con le lineette per dare il risultato esatto della traduzione letterale. In questo libro in particolare c'è, a fronte della mia, qui la traduzione tradizionale di 3 libri che Monsignor Gianfranco Ravasi ha dato l'autorizzazione a pubblicare in questo volume. Quindi in questo volume ci siamo io e Monsignor Ravasi, che è forse uno dei massimi biblisti italiani ed è il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura del Vaticano. Questo è un altro volume dove c'è anche qui traduzione interlineare di Mauro Biglino, qui ci sono 12 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente. Ripeto, da quando io ho iniziato a pubblicare gli altri miei saggi, il rapporto con le edizioni, questo lo devo precisare assolutamente, il rapporto con le edizioni San Paolo si è immediatamente interrotto, perché ovviamente ciò che dico io non è compatibile con un'editrice cattolica. Quindi il distacco è, da quel momento, cioè 2 anni fa, il distacco è totale tra me e ovviamente l'editrice cattolica per la quale ho lavorato negli anni precedenti, e loro hanno pubblicato questi volumi e poi ho lavorato su altri 2, ma lì ho fatto, sono Genesi e Esodo, ma lì ho lavorato solo sulla parte redazionale perché nel frattempo loro li avevano già tradotti per conto loro, quindi mi hanno affidato un altro tipo di lavoro. Scusi, però la domanda mi viene molto 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 spontanea, cioè semplicemente non concordano con lei, oppure la versione che lei dà è una versione che non possono accettare? Beh, tutte e due le cose. Tutte e due le cose.